Benvenuti in questo nuovo appuntamento in diretta di Review, in questo venerdì e ancora oggi, come ogni venerdì negli ultimi sei appuntamenti, stiamo portando avanti l'insegnamento sull'efficacia dell'evangelizzazione. Grazie a Dio per la strumentalità del pastore e insegnante profetico Emilio Orsomando, che è già collegato con noi dietro le quinte. Abbiamo l'opportunità di approfondire l'importanza dell'evangelizzazione, le sue reali motivazioni e anche i metodi spinti dalla componente spirituale che attinge dalla parola di Dio, dalla trasformazione, dall'esperienza che ognuno di noi ha attraversato, ha vissuto. Abbiamo fatto un viaggio straordinario proprio nelle più profonde sfaccettature della motivazione dell'evangelizzazione. È stato meraviglioso scoprire a quanto il Signore ci chiama ancora oggi a rinunciare per prendere una maggiore e autentica, più maggiore e più grande e autentica esperienza e motivazione all'interno della sua parola. Insomma, sono stati tanti gli spunti che il Signore e lo Spirito Santo ha fornito alla nostra vita proprio attraverso questi insegnamenti del venerdì. Sono anche stati molto graditi da tanti di voi, grazie per i messaggi che ci avete condiviso. Intanto voglio ringraziare gli amici che ci stanno seguendo dalla televisione attraverso il canale 245 e da oggi anche attraverso satelliti nuovi, due satelliti nuovi che sono pronti per trasmettere dal 2 novembre in diverse altre regioni e nazioni del nostro globo. Grazie a Dio per questa espansione, siamo felici di vivere questo momento di particolare espansione dell'Evangelo. Ancora questa mattina, come sempre facciamo prima di iniziare, vogliamo rivolgere il nostro grido, la nostra espressione verso il Signore con una preghiera, affinché ancora questa mattina possa, in quest'oggi, possa toccare il nostro cuore con una parola chiara e precisa. Oggi parleremo del corretto annuncio dell'Evangelo, ovvero racchiude la correttezza dell'annuncio in sé la verità e l'amore, e tratteremo questi due argomenti, probabilmente soltanto uno dei due per questioni di tempo, e poi continueremo nella prossima puntata di venerdì prossimo con il prosieguo. Insomma, oggi osserveremo proprio con l'aiuto di Dio il corretto annuncio dell'Evangelo. Vogliamo insieme però, prima di andare avanti, pregare il Signore. Padre, grazie di questo tempo che ci concedi, benedici Signore questa puntata, questa diretta. Fa, Signore, che ogni ascoltatore in questo tempo possa ricevere, assimilare in sé l'importanza di un'autentica relazione con te, per poter proseguire sì nella tua via attraverso un motore che è la centralità dell'Evangelo, un motore che è l'autenticità dell'esperienza. Padre, ti chiediamo di vivere sempre al 100% nelle tue vie, affinché possiamo essere dei tuoi figli approvati da te. Grazie, attraverso il tuo Santo Spirito, di ricevere oggi ancora una volta le indicazioni che tu vuoi dare alla nostra vita, e perché no, anche l'ammaestramento, le indicazioni, le correzioni, tutto quello che viene dalla tua parola noi lo riceviamo come oro colato, perché noi dipendiamo da te, pendiamo dalle tue labbra. Padre, benedicici, parlaci, te lo diciamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Grazie. Ti ringrazio, caro amico, mettiti comodo, intanto però prendiamoci il nostro consueto caffè biblico. Buongiorno cari amici, mi trovo a Roma, nel quartiere di Monte Sacro, e in questo posto, circa 2500 anni fa, c'erano soltanto prati, boschi, non c'era niente, ma una collina che è stata chiamata appunto il Monte Sacro, ed è stata la scena di un episodio molto particolare. All'epoca, nel 494 a.C., il popolo romano era diviso in classi sociali. Da una parte c'erano i patrizi, che erano i nobili, i figli dei fondatori della città di Roma. Dall'altra c'erano i plebei, che erano tutti gli altri, i lavoratori. Erano gli stranieri, erano i forestieri, erano i nullatenenti, i disoccupati. Erano quelli che non potevano dimostrare dei titoli nobiliari. E questi plebei erano sfruttati, e i loro diritti non erano riconosciuti.
Così i plebei, stanchi di essere sfruttati, per protesta abbandonarono la città e raggiunsero questo luogo per fondarne un'altra. Preoccupati di questa pericolosa divisione, i patrizi inviarono loro il magistrato Menenio Agrippa per convincerli a ritornare alle proprie case. E lui ci riuscì raccontando un apologo, cioè un piccolo racconto metaforico che poi è diventato famoso. E che dice così: le membra del corpo umano non vollero più lavorare per lo stomaco, così le mani non portarono più cibo alla bocca e i denti non masticarono più, ed ogni attività delle altre membra venne sospesa. E in poco tempo tutto l'organismo si indebolì e sopravvenne la rovina generale. Lo stomaco rappresentava i patrizi, i plebei tutti gli altri organi e il corpo la città di Roma. Con quel racconto Menenio Agrippa convinse i plebei a ritornare in città ed essi ottennero riconosciuti anche i loro diritti. Questa storia, questo posto, mi ha ricordato un'altra cosa, un altro scritto, lo scritto dell'Apostolo Paolo, che scrivendo proprio ai Romani, 500 anni dopo all'incirca, scrive alla Chiesa di Roma e utilizza una metafora molto simile per parlare però della Chiesa. Lo leggiamo in Romani 12 al versetto 5. Così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Eh sì, questo è il progetto e il desiderio di Dio per ogni Chiesa locale. Un desiderio di unità, di armonia. Un'armonia che sentimenti sbagliati come l'egoismo, la presunzione, l'invidia o l'individualismo che oggi regna nella nostra società moderna possono rovinare del tutto. Ma per noi c'è un altro monte sacro, che non è a Roma, ma un tempo era fuori dalle mura di Gerusalemme e oggi però è un luogo spirituale, il Calvario, che puoi visitare semplicemente chiudendo i tuoi occhi e aprendo il tuo cuore. Il luogo dove Gesù, l'agnello di Dio, è morto per metterci tutti insieme come un solo corpo, la sua Chiesa, dove in perfetta armonia ognuno è chiamato a fare la sua parte e nessuno è meno importante dell'altro. Quindi dal Monte Sacro, che puoi vedere alle mie spalle, ti saluto, ti auguro un buon caffè, una buona giornata e che il Signore ti benedica. Bentornati in studio, grazie per questo caffè biblico, bentornati ben accomodati in questo tempo in diretta. Proseguiamo il nostro insegnamento del venerdì insieme all'insegnante profetico Emilio Orsomando, col quale stiamo tenendo delle lezioni, stiamo tenendo degli insegnamenti intorno all'efficacia dell'evangelizzazione. Oggi parleremo del corretto annuncio dell'Evangelo evangelistico che contiene quindi la verità e l'amore, deve contenere la verità e l'amore. Oggi introdurremo e parleremo di questi due aspetti insieme al nostro carissimo pastore già in collegamento con noi. Vediamo. Eccolo qui. Pace e buongiorno, pastore Emilio. Pace, pace Michele, mi sentite? Assolutamente sì, molto bene, grazie per esserti collegato e per aver disposto ancora quest'oggi la tua vita per insegnare alla Chiesa in Italia quanto c'è di importante da comprendere sul corretto annuncio evangelistico. Ti do subito la parola, grazie. Grazie a voi e grazie al Signore, Michele. Così siamo giunti alla sesta sessione di questo nostro appuntamento, di questa serie, che tende a perfezionare la nostra evangelizzazione perché diventi più efficace a vantaggio di quelli che non conoscono ancora il Signore. Come vi ha accennato il fratello Michele, oggi parlerò del giusto messaggio da annunciare. La prossima settimana parlerò di un'altra componente importante, e cioè di annunciare il giusto messaggio nell'amore. Perché a volte la difficoltà nasce da questo, a volte annunciamo un messaggio incompleto, impreciso, come vedremo oggi, altre volte annunciamo la verità ma senza amore, con uno spirito di giudizio, quasi gridando addosso alle persone la verità che abbiamo conosciuto. Già Edith Stein, che forse alcuni di voi hanno sentito nominare,
una donna polacca convertita al cristianesimo e morta nel campo di concentramento di Auschwitz, scrisse tra i vari suoi meravigliosi scritti che un amore senza verità e una verità senza amore sono entrambe cose dannose. Quindi bisogna che ci muoviamo secondo verità e che ci muoviamo anche secondo l'amore. Oggi mi soffermerò quindi sulla importanza di annunciare ai perduti il giusto messaggio. Perché mi vado convincendo, chiaramente non pretendo di avere l'esclusiva della verità, che se non vediamo più convertiti venire nella Chiesa e soprattutto venire al Signore, è perché non sempre annunciamo un messaggio che è conforme a quello che troviamo nella Bibbia. Vogliamo iniziare però da una prima causa, da una prima ragione per cui tanti non si convertono a Cristo, e ce la espone Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 14, dove Paolo dice: come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E quindi Paolo sta stimolando la Chiesa a predicare di più, a uscire di più per le strade, a testimoniare di più, perché gli ascoltatori possano ricevere fede e convertirsi a Cristo. E quindi più predicazione. Ma cosa predichiamo e anche cosa testimoniamo nella nostra evangelizzazione? Quale messaggio portiamo? Siamo certi di portare il messaggio di Paolo, dell'Apostolo Paolo? Siamo certi di portare il messaggio che annunciava lo stesso Gesù? Non sempre. Inconsapevolmente, a volte portiamo un messaggio diverso. Perché? Perché dico questo? Perché esaminando gli scritti della Bibbia, trovo che spesso il vero Vangelo, che significa buona notizia, bella notizia, più buona notizia che bella notizia, è preceduto dall'annuncio di una cattiva notizia. E la cattiva notizia a volte è più efficace della bella notizia. E forse anche da questo la ragione per cui vediamo pochi convertiti, o vediamo anche molti convertiti, ma che poi mostrano tiepidezza, scarsa consacrazione, poca gratitudine, poca passione per il Signore. Forse perché hanno ricevuto solo una bella notizia, come vi esporrò tra poco. Ci hanno sentito solo dire: Dio ti ama, Dio ti guarisce, Dio ti libera, Dio risolve i tuoi problemi, Dio è risorto perché tu potessi risorgere. E quindi entrano in chiesa con queste aspettative, con questa struttura, con questo fondamento biblico. Dio che si prenderà cura di loro. La causa di questo, dicevo, è un messaggio incompleto, o quantomeno diverso da quello che portava l'Apostolo Paolo. E lui stesso, nella lettera ai Galati, parla della possibilità a volte di entrare in contatto con un altro Evangelo. Un altro Evangelo non è necessariamente un Vangelo che nega Cristo o che scivola in altre eresie, ma un Vangelo incompleto, un po' come la banconota falsa che somiglia al 98% a quella autentica, ma c'è quel 2% che la squalifica come banconota falsa. Allora vado per ordine e vorrei iniziare da un cartello che qui ho inserito fra i miei appunti, ma che non posso mostrarvi.
Uno di quei cartelli che a volte usiamo, che io stesso ho usato nella nostra evangelizzazione. Un cartello con la bella scritta Cristo è risorto, Cristo guarisce, Cristo libera, Cristo opera miracoli. Ora, come cercherò e spero di riuscire a condividervi, questo annuncio del Cristo risorto rischia di restare un annuncio estraneo alla nostra necessità e alla nostra condizione. Sentir dire Cristo è risorto cosa produce in un peccatore? Al massimo, ah sì, è risorto, è andato in cielo, ma qual è l'indicazione di questo messaggio per la mia vita? Come il messaggio di Cristo risorto può aiutarmi a uscire dalla mia esistenza ed entrare nella vita che sto cercando da tanto tempo? Ora, lo scopo di questi cartelli è certamente sano, mirano a dare incoraggiamento, a dare speranza, a vedere vite cambiate, a sviluppare fiducia nell'Iddio che guarisce e che libera. E quindi è la verità, contiene la verità, ma solo una parte della verità. Contengono, dal mio punto di vista, solo la seconda parte del messaggio che Dio si aspetta che annunciamo. Infatti il primo annuncio che può cambiare la vita degli uomini, che anche se sembra un cattivo annuncio, alla fine farà del bene a quanti lo ascoltano, e che anche il messaggio che portava Paolo è quest'altro, che deve precedere quello su Cristo risorto. Lo troviamo in 1 Corinzi 1, 22-23. I giudei infatti chiedono segni miracolosi, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia. Noi predichiamo Cristo crocifisso, non Cristo risorto, anche se la cosa gloriosa, la cosa più grande che Dio possa aver fatto per garantirci la risurrezione dei morti è l'ingresso nel regno di Dio. Ma Paolo, quando spiega, quando condivide il messaggio che predica ai greci e ai giudei, è: noi predichiamo Cristo crocifisso. Vediamo se troviamo conferme a quanto sto dicendo. Ora, è vero che dobbiamo dare la buona notizia, la bella notizia, ma dobbiamo anche completarla. E ho preso il versetto che noi evangelici conosciamo forse e citiamo forse più di tutti gli altri. Lo troviamo in 3:16, dove leggiamo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio, perché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E quindi una prima verità innegabile: Dio ama il mondo. Dio ha tanto amato il mondo. Ma poi, altra parte della verità, ha dato alla morte il suo unico figlio perché il mondo possa essere salvato attraverso di lui. Quindi l'amore di Dio, ma anche Cristo che ha dovuto essere crocifisso per liberarci dai nostri peccati e per aprirci la via al Padre. Paolo ribadisce in 1 Corinzi capitolo 2 quanto abbiamo appena letto in 1 Corinzi 1, 23, e dice: io, fratelli, 1 Corinzi 2, 1 e 2, e io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza. Non venni con grandi studi biblici, perché mi proposi di non sapere altro tra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Mi proposi. Se lo impose,
chiamò la sua attenzione sul portare soprattutto e prima il messaggio su Gesù Cristo e lui crocifisso. E Isaia anticipa di secoli questa affermazione di Paolo quando nel capitolo 53, versetti 5 e 7, parla del Cristo crocifisso. Anche se Isaia non vede la croce, che era uno strumento di morte romano, ma vede comunque le sofferenze, quindi vede in qualche modo la crocifissione, la messa a morte del Figlio di Dio per la salvezza degli uomini. Isaia 53, 5 e 7. Egli vede nello spirito Isaia, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, è stato stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. È stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni. Cristo risorto, ma prima Cristo crocifisso. Far capire agli uomini perché Gesù è stato crocifisso e da chi Gesù a volte viene tuttora crocifisso, attraverso l'indifferenza e il rinnegamento, alla bestemmia, una vita lontana dalla volontà di Dio. Guardiamo la prima predicazione evangelistica del Nuovo Testamento. La troviamo nel Libro degli Atti, al capitolo 2. Il testo è molto lungo, quindi ho omesso di citarlo. Ma posso dire che comunque Pietro porta avanti una predicazione molto lunga, storicamente attenta, puntuale. Quindi non è sbagliato parlare della storia biblica, parlare degli uomini di Dio, approfondire anche la nostra teologia e comunicarla agli altri. Tuttavia, la cosa che colpì i cuori di tutto il discorso di Pietro, secondo me, la cosa che convertì, che spinse gli uomini a capire il bisogno che avevano di salvezza, fu questa frase. Atti 2, 36. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha stabilito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Quel Gesù che voi avete crocifisso. Nel versetto 37 vediamo la conseguenza di questo annuncio coraggioso anche. Udite queste cose, quindi quello che aveva raccontato come storia del popolo di Dio, ma soprattutto queste cose, voi avete crocifisso quel Gesù che Dio ha stabilito Signore, essi furono punti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che cosa dobbiamo fare? Ecco, sono le parole che tutti quanti noi speriamo di sentire pronunciare in risposta alla nostra predicazione, alla nostra testimonianza. Cosa devo fare? Ma queste parole non verranno pronunciate in risposta all'annuncio del Cristo risorto, del Cristo che guarisce, ma del Cristo crocifisso, di colui che è stato messo a morte a causa delle nostre iniquità. E per questo oggi vediamo poche conversioni, o conversioni superficiali, tiepide, come dicevo all'inizio. E anche per questo, penso di poter dire, vediamo lo Spirito Santo non operare più come ci aspetteremmo nel cuore degli uomini, che vediamo restare indifferenti. Ma perché lo Spirito non opera nel cuore degli uomini? Perché non compunge i cuori come abbiamo letto in Atti 2? Perché, come è scritto in Giovanni 16, 8, che sono parole di Gesù, egli convincerà di peccato.
convincerà. Cioè noi dobbiamo parlare del peccato in cui tutti noi vivevamo e in cui tutti gli uomini vivono. Della ragione per cui Cristo è stato mandato a morte dal Padre e ha accettato di essere crocifisso. Ma lo Spirito Santo confermerà questo messaggio convincendo di peccato. Giovanni 6,18 dice in tutto il suo contenuto: quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Parole, alcune di queste che ormai vengono messe in discussione anche da alcuni predicatori evangelici: il giudizio. Ma se Dio è amore, quale giudizio? Eppure Gesù dice: quando lo Spirito Santo sarà venuto, convincerà anche di giudizio. E quindi, se non crediamo più tanto nel giudizio, forse non siamo più veramente in rapporto e in ascolto dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo convincerà di giudizio. E come potrà farlo se la nostra predicazione sarà soprattutto centrata sulla resurrezione, sulla gloria di Dio, sulla guarigione, sulla liberazione? Se cioè non predichiamo Cristo crocifisso, se non parliamo del peccato, del giudizio che attende tutti gli uomini che vivono lontani da Dio? Ora, certo, è vero quanto dicono alcuni e quanto raccomando io stesso. Non dobbiamo spaventare le persone, non dobbiamo offendere le persone. Quindi dobbiamo ricordare quello che è scritto in Giovanni 3,16, cioè che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato suo figlio alla morte non per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. Tuttavia dobbiamo guardarci da questo timore di offendere, di spaventare, di irritare, ricordandoci di quello che abbiamo letto in Atti 2,36. C'è di Pietro che nel pieno della pienezza di Spirito Santo dice, guidato dallo Spirito certamente, voi avete crocifisso il giusto di Dio. E a questa predicazione, a questa verità, possiamo aggiungere anche quella di Gesù, che certamente è l'Iddio della grazia, è il Salvatore del mondo. Ma guardate cosa dice, fra tante altre cose, Gesù in Giovanni 8,24. Io vi dico che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Turbato Gesù, sembrava offendere, ma in realtà stava cercando di scuotere, stava avvertendo che non bastava credere genericamente e anche che non ci sarebbe stato un niente dopo questa vita, ma che ci sarebbe stata una morte o una vita eterna. E tutto questo era in relazione a come noi lo avremmo ricevuto come l'Io sono. Ora sicuramente vogliamo mettere un punto fermo, e cioè dire che è per grazia che siamo salvati mediante la fede. Solo per grazia. Tuttavia fatemi dire qualcosa riguardo alla grazia. La grazia, anche nel nostro ordinamento giuridico, anche in quanto è scritto nella Costituzione, la grazia viene concessa a chi la chiede. Se un ergastolano si rifiuta, come alcuni in passato hanno fatto, alcuni terroristi soprattutto, di chiedere al Presidente della Repubblica la grazia, anche se volesse farlo, il Presidente non può farlo, perché c'è una legge. E così anche Dio. Dio vuole fare grazia, ma può fare grazia solo a chi la chiede, cioè a chi si riconosce colpevole, a chi confessa la sua condizione di peccato. E quindi non basta predicare la grazia, l'amore di Dio, altrimenti illudiamo le persone.
Dobbiamo imparare, dobbiamo trovare il coraggio anche, sempre nell'amore, di predicare anche la colpa dell'uomo e il giudizio che attende tutti i peccatori. Ci sono condizioni per ricevere la grazia. Io ho dovuto temperare ad una condizione per essere salvato. E la condizione ce la pone, ce la mostra l'Apostolo Paolo. Romani 10:13. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non chi avrà ripetuto la preghierina per strada o nel letto d'ospedale, magari per rispondere affermativamente a una nostra richiesta, ma chi avrà invocato. Ora tu invochi qualcuno quando realizzi di avere un disperato bisogno d'aiuto. Tu invochi qualcuno che ti tiri fuori quando realizzi che sei in una fossa. Invocare quindi non è pregare, non è pronunciare parole di richiesta e neanche una confessione di fede. Invocare significa ho realizzato il mio peccato e grido a te, Signore, perché tu possa salvarmi. Ed ecco che Dio fa grazia. Chiunque avrà invocato il nome del Signore, sarà salvato. Voglio andare per un attimo alla mia esperienza di salvezza nel 1977, quindi qualche annetto fa. Quando sono entrato sotto la tenda di Cristo e la risposta, ho vissuto due esperienze, una bella e una meno bella. Ed entrambe sono state importanti per me. La prima esperienza bella è stata un canto che ho sentito offrire al Signore da Patty Franklin, che allora era con Cristo e la risposta. E ascoltando quel canto, la dolcezza di quel canto, io ho realizzato che Dio mi amava, che Dio era amore, che potevo avvicinarmi a Dio. Ma c'è stata una seconda cosa che ho dovuto sperimentare. Quando il predicatore dal pulpito ha detto la ragione di tante tue sofferenze, della tua angoscia, della tua oppressione è che vivi nel peccato e sei separato da Dio. Se tu invochi il nome del Signore e chiedi perdono, Dio ti libera e ti salva. Sono parole che mi hanno colpito al cuore, come accadde a Pentecoste. E allora mi sono sentito dire, non ho nemmeno deciso di dirlo, Signore perdonami, Signore aiutami. Ho fatto quello che diceva Paolo, chi avrà invocato il nome del Signore? E sono stato graziato, sono stato salvato. Ho ricevuto lo spirito di adozione e mi sono sentito figlio di Dio. In Luca 13, versetto 23 a 24, è sempre Gesù che parla, il maestro infallibile, di cui non possiamo dubitare assolutamente. E al versetto 23 leggiamo che un tale gli disse, Signore, sono pochi i salvati? E Gesù disse, no, tutti. Non c'è problema, perché Dio vi ama. Siete tutti amati. Fu questa la risposta di Gesù? È questo che dobbiamo credere? Gesù non rispose così. Gesù disse, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non riusciranno. Sforzatevi di entrare. E per grazia. Ma dobbiamo fare una decisione, dobbiamo imporci di passare attraverso questa porta, perché verrà il tempo in cui potremo non trovarla più aperta. Oggi, lo dico con grande tristezza, ci sono
circolano alcuni insegnamenti che vengono presentati come nuove rivelazioni, come nuove interpretazioni, le più corrette delle scritture, che invece affermano il contrario. Affermano che la porta è larga, addirittura che non c'è nessuna porta, che servire Dio comporta solo benedizioni, non c'è nessuna rinuncia, che possiamo essere tutti guariti, che non ci sono più comandamenti, leggi fastidiose da rispettare, che Dio non ci disapproverà mai, che qualunque cosa faremo ci perdona. E ancora peggio, che non dobbiamo chiedere perdono ogni volta per i nostri peccati, perché Gesù ha pagato una volta per sempre. Ora non voglio toccare questo argomento pericolosissimo, perché proprio quando mi confronto col mio peccato che sperimento il ravvedimento, la mia anima e il mio spirito si piegano e faccio decisioni nuove. Se mi convinco che è bastato quel ravvedimento da alcuni anni fa, io passerò con leggerezza sui miei peccati e alla fine pagherò le conseguenze. Attenzione a sforzarti, a fare tua la grazia, ma in virtù della grazia, in virtù di quel grande dono di Dio, sforzarti per passare attraverso quella porta stretta, perché potresti trovarti davanti ad una porta chiusa quel giorno. Matteo 7 è un versetto enigmatico di Gesù, su cui torno spesso. Gesù dice: molti mi diranno, abbiamo profetizzato, abbiamo fatto opere potenti, abbiamo cacciato demoni, ma io dirò loro: io non vi ho mai conosciuti, andatevene, operatori di male. Ci sarebbe da approfondire. Si può dunque profetizzare, cacciare i demoni, fare opere potenti e non essere conosciuti dal Signore, essere ritenuti operatori di male. E Paolo, parlando ai credenti, sembra confermare questa mia opinione, convinzione più che opinione. Quando, scrivendo ai Galati, dice: non vi ingannate. E sta parlando a credenti, a una chiesa. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. E poi nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetti 9 e 10, è più specifico. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete. Né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori, erediteranno il regno di Dio. Ora, se noi vogliamo vedere queste persone che vivono in questi peccati essere salvati, dobbiamo avere il coraggio di parlare di queste cose anche, dell'amore di Dio, ma anche del pericolo che queste persone rischiano di non entrare, di non ereditare il regno di Dio. Sì, è vero, siamo coeredi con Cristo, ma Paolo dice anche questo. E Paolo, in 1 Timoteo 4:1, sembra voler aprire gli occhi e il discernimento dei credenti introducendo un elemento che voglio proporre anche a voi. Lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Spiriti seduttori, nei tempi futuri, dottrine di demoni.
E i demoni, voi sapete, Satana scimmiotta il Signore. E quindi elabora dottrine al 98% bibliche, ma con un 2% di inganno per non farci uscire dal nostro peccato. Cioè Satana, come in Eden, quando veniamo tentati di peccare o quando ci sentiamo male per aver peccato, ci dice: ma non esagerare. Non hai fatto nulla di così grave. Il Signore sa che tu sei fragile, sei stato salvato. Oppure quando sentiamo la tentazione avvicinarci e spingerci verso il peccato, verrà a dirci: ma fallo liberamente, tanto non è per opere. E poi Dio ti ama, ti amerà sempre. Poi Gesù è morto anche per questo peccato che potresti fare oggi. Ma Paolo dalle scritture, dalle sue lettere, ci avvisa gridando: sì, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, ma il salario del peccato è la morte. Romani 6, 23. E ancora Romani 2, 9 dice: tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco. Ma perché Paolo parla così, se non per avvertire, per mettere in guardia, per proteggere gli uomini da comportamenti leggeri che possono portare morte, tribolazione e angoscia? E questo che abbiamo appena letto di Paolo va a conferma di quanto insegnato da Gesù, di nuovo dico, da Gesù, il Salvatore misericordioso, il pieno di grazia, colui che è l'espressione dell'amore di Dio. A cosa mi riferisco? A queste parole di Gesù. Poi magari, non so, leggiamo il testo. Amico, come sei entrato qui senza avere l'abito delle nozze? Matteo 22, 11. Leggiamo questo testo per capire cosa ci sta dicendo Gesù. Il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò lì, in mezzo agli altri, un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori, il re sarebbe Gesù: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà pianto e stridio di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Ora, quest'uomo, io me lo immagino, era seduto a tavola con gli altri, se ne stava tranquillo, sicuro di sé. Come mai? Probabilmente per il messaggio che gli era stato comunicato: il Signore ti ama, la sua casa è sempre aperta per te, non è importante come sei, come vivi. Nessuno gli aveva detto, cioè, che doveva lavare l'abito nel sangue dell'agnello. Oppure si era convinto, lo avevano persuaso, che quella certa piccola preghiera fatta per strada o in casa di un credente in cui riconosceva Gesù come Signore era sufficiente. E quindi se ne stava tranquillo. Ma quando arrivi il re, le parole del re sono molto diverse. Legatelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Vogliamo correre questo rischio? Ricevendo un Vangelo che è solo amore, solo grazia e che taglia fuori la necessità dell'ubbidienza, della santificazione? E ancora, vogliamo rischiare noi credenti, noi che siamo entrati nella casa di Dio e nella grazia di Dio, di annunciare un altro Evangelo? Vogliamo cioè rischiare di privare i perduti della vita eterna, della benedizione del cielo, di ingannarli, anche se lo facciamo per non offenderli, per non ferirli? E quindi dobbiamo predicare il giusto messaggio: Cristo crocifisso per i peccati dell'uomo.
e testimoniare innanzitutto, prima che della pace che Gesù ci ha dato, testimoniare del peccato in cui vivevamo e per cui Gesù ha dovuto dare la sua vita. E poi anche dell'amore e della pace che ce ne sono venuti come conseguenza. Cristo crocifisso a causa dell'iniquità dell'uomo, di ogni uomo. Infatti Paolo, citando un versetto del Vecchio Testamento, dice: non c'è nessun giusto. Ma a volte temiamo di offendere o di perdere la stima di qualche conoscente e quindi addolciamo il messaggio. Oppure, attenzione anche qui, addolciamo il messaggio per un altro scopo, cioè per attirare le persone a venire in chiesa. Non vogliamo che un messaggio troppo impegnativo diventi difficile e possa impedire alle persone di venire in chiesa. E quindi esaminiamoci. Anche quando parliamo di Gesù, esaminiamo il motivo per cui stiamo parlando. Se stiamo predicando tutto l'Evangelo, cioè sia la bella che la buona notizia, e predichiamo Gesù crocifisso, e poi predicare anche Gesù Signore, non solo Gesù Salvatore. E in questo modo avremo persone dedicate a servire il Regno, perché si saranno prostrate ai piedi del trono di Gesù. Saranno state lavate, ma avranno anche compreso di essere entrati in un rapporto di sottomissione con l'autorità del Figlio di Dio. Predicare Gesù solo Salvatore comporta il rischio di persone che per aver ricevuto un messaggio sbagliato si aspettano sempre di essere serviti, non si aspettano mai prove. E alla prima richiesta di impegno, alla prima richiesta di sacrificio, alla prima difficoltà, al primo rimprovero o al primo non riconoscimento vanno via, lasciano, perché hanno ricevuto un altro Vangelo. E così predicare anche Gesù risorto, Gesù che guarisce, Gesù che libera, ma non dimentichiamo di predicare prima Cristo crocifisso. Crocifisso per i nostri peccati, a causa dei nostri peccati, per i peccati di ogni uomo. Probabilmente vedremo meno risposte, vedremo meno mani alzarci all'appello. Infatti l'umanità non ama la croce, l'umanità ama la sapienza, come scrive Paolo, e i prodigi. E quindi meno risposte, poche persone alzeranno la mano. Tuttavia dobbiamo insistere e predicare Cristo crocifisso. Vedremo meno conversioni, ma conversioni vere. Conversioni di persone che, toccati nel cuore, verranno avanti in lacrime, in ginocchio, invocando il nome del Signore e benedicendolo per la grandezza del suo amore. E poi un altro messaggio sbagliato, imperfetto, che possiamo dare, anche questo lo evidenziamo da un appunto, da un insegnamento dell'Apostolo Paolo, e qui concludo, lo cito solo rapidamente, la tentazione di predicare noi stessi, la nostra giustizia, il nostro bel carattere, o la nostra Chiesa. Ma Paolo dice: noi, Seconda Corinzi 4:5, noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore. Ecco, qualcosa che può produrre delle conversioni incomplete, tiepide, superficiali, è predicare noi stessi. Certo, c'è un tempo in cui potremo anche sentirci gratificati dal fatto di essere ammirati dalle persone a cui ci siamo posti quasi come fossimo noi, i salvatori degli agnelli, l'esempio di santità. Ma alla fine pagheremo un prezzo molto alto, perché le persone cominceranno ad aspettarsi da noi delle cose che nessuno di noi potrà garantire.
così anche predicare la nostra Chiesa. Attenzione, attenzione anche agli abbracci, ai sorrisi, se queste cose vanno prima o in alternativa al messaggio di Cristo crocifisso. Perché verrà il giorno in cui la persona che si è aggiunta alla comunità, invece che sorrisi, comincerà a notare degli sguardi strani, invece che abbracci, comincerà a percepire indifferenza e quindi comincerà a dubitare di tutto il messaggio che ha ricevuto e in alcuni casi anche lascerà la Chiesa. Bene, mi fermo qua e vi do l'appuntamento alla prossima sessione. Grazie, grazie Pastore Emilio e grazie per la precisione con cui hai anche esposto i vari casi, la non propria corretta condotta di alcuni insegnamenti evangelistici. Grazie anche per il modo delicato con cui hai scelto di comunicare da parte di Dio proprio questi rischi che si presentano alla nostra vita di tutti i giorni da ministri, ma anche probabilmente insegnamenti a cui abbiamo aderito forse involontariamente oppure indotti in automatico, oggi sappiamo essere probabilmente dei pericoli a cui badare e tornare subito sulla centralità della parola e con la verità, non una delle tante verità, ma la verità in assoluto, che prevede, come appunto dicevi, anche la croce, l'importanza appunto della rinuncia e anche l'importanza degli aspetti, dei caratteri e degli attributi assoluti di Dio, non solo quelli in positivo, ma quelli che potrebbero rappresentare qualcosa di un po' più diciamo un po' più importante e duro da comprendere. Grazie con tutto il cuore, Pastore, a Dio piacendo, ci vediamo il prossimo venerdì, sarà festivo, ma ugualmente organizzeremo la diretta. Dio ti benedica e grazie per come ci hai condotto in questo viaggio grazie della verità. A te, grazie a tutti voi. Dio ti benedica, pace, pace del Signore. Vi ringraziamo cari amici, grazie per averci seguito in questo insegnamento, è stato utile come appunto detto e sappiamo essere stato anche un buon momento da cui partire per poi continuare ed affrontare il tema dell'amore all'interno del corretto annuncio dell'Evangelo nella prossima puntata. Dio vi benedica, Dio piacendo, ci vediamo. Continuiamo a vederci in questo programma lunedì con una nuova diretta. Intanto volevo ricordarvi, vi voglio ricordare che questa replica andrà in onda questa sera alle 23:30 per quanti si sono persi l'insegnamento e forse qualche parte di esso. Dio vi benedica, pace, shalom.